Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal vostro Batman. Oggi faremo una ricetta buonissima, i muffin salati. E quindi iniziamo! Per i nostri muffin salati occorreranno 250 g di farina zero, 140 g di yogurt bianco magro, 3 uova intere, 80 g di olio di semi di girasole, 5 g di sale, un pizzico di pepe, un cucchiaino di origano, 50 g di olive denocciolate tagliate a fette, 12 pomodorini secchi, una bustina di lievito pizzaiolo, 12 cucchiai di formaggio e 12 pirottini. Adesso stiamo versando la nostra farina. Poi prendiamo le nostre uova, ovviamente ragazzi, e le andiamo a sbatacchiare dentro. Un uovo, ecco il secondo uovo sbaratone, eccolo qui, che non vorrei cadere la chiara, raga. Ed ecco il, dai, il terzo uovo, e bla. Ok, poi di sicuro adesso ci andremo a munire della nostra frusta. Tanto mi pulisco un po' le mani perché mi è andato tutto l'uovo sopra. Dall'ultimo uovo mi ero tutto sbrodolato. Ah no, scusate. Andiamo a pesare il nostro yogurt, perché qui è una ricetta che andiamo ad aggiungere tutto, alla fine mescoliamo tutto. Quindi è pure facilissimo da fare, procedimento facile. Bisogna soltanto pesare in maniera equa. Questo è lo yogurt che, come ho detto prima, i grammi, non mi rifate andare a riprendere la ricetta perché non me li ricordo in questo momento. Andiamo a pesarli. Eccoli qui. Dopo credo ci aggiungeremo anche l'olio d'oliva. Scusate, l'olio di semi. Sì, allora, yogurt è 140 grammi e l'olio di semi sono 80 grammi di olio di semi di girasole, sempre nella stessa parte. Adesso andiamo a prenderlo, eccolo qui. Olè. Ecco qui, siamo andati ad aggiungerli. Ora li mettiamo tutti assieme. Eccolo qua. Prendiamo la nostra frusta, che leviamo tutto il nostro composto da questo vassoietto di plastica. Anzi, questo contenitore di plastica. Amore, mettimi in carica subito sta cosa. Sì, sbrigate, non parlate per me. Quello nero è, dai. Avvicina quello, metti la sua sedia, avvicina la sedia. Ok, ci andiamo a mettere il sale. Scusate ragazzi se sono sparito, ma si sta spegnendo la telecamera. Il nostro pepe, una bella macinata di pepe. E mescoliamo. Mescoliamo il tutto. Ecco, adesso ci andiamo a mettere il nostro origano, perché ne avevo preso una manciata enorme, proprio enorme, e mescoliamo. Ecco qua, mi raccomando, qui senza fare grumi ragazzi, perché se qua si fanno i grumi è un casotto tremendo, raga, è veramente un casino se si fanno i grumi. Andiamo a prendere tutto. E continuiamo a girare, perché così si fa. Scusate, c'è sempre Ania che rompe tutte le volte che registro, abbaia. Allora, dicevamo,
Dopo che vi sarete stuccati un braccio per girare, no scherzo, sono io che giro energicamente e mi stucco un braccio. Oh, ecco qua, però come vedete non c'è neanche un grumetto, eh? Ho amalgamato bene, devo dire. Oh, adesso ci andremo a mettere il nostro lievito e andiamo a mettere una bustina, come ho detto. Adesso andremo a mettere il nostro lievito e poi dopo credo che amalgamiamo un'altra volta tutto. Poi credo che alla fine andremo a mettere anche i pomodori secchi, le olive già denocciolate che non ve le faccio vedere, già tagliate anche, e il nostro, no, l'origano l'abbiamo già messo prima, quindi andremo a mettere quelli là e poi riamalgamiamo, lo so ragazzi, ho preferito non tagliarlo per vedere come mi sono impappinato, riamalgamiamo tutto come adesso, senza, non stiamo unendo il nostro lievito al nostro composto in questo momento. Ok, ed ecco qua, ok, dopo ci andremo a mettere, come avevo già spoilerato prima, le nostre olive e i nostri pomodorini secchi tagliati e li andiamo tutti ad amalgamare piano piano, perché sennò usciva tutto, ed ecco qua, si devono amalgamare bene, eh? Non mi piaceva che stavano in superficie. Oh, così sì, così mi piaceva. Adesso, dopo che li abbiamo amalgamati, ecco qui, la cosa più semplice da fare, prendiamo i nostri stampini, in questo caso ce l'ho in silicone, andiamo a prendere due belle cucchiaiate del nostro composto e li andiamo a mettere dentro. Mi raccomando, non devono essere proprio pieni pieni pieni, perché il lievito tende a gonfiarsi, quindi li farà belli gonfi, mi raccomando, eh? Oh, dopo due cucchiaiate, ecco qui, ci andiamo a mettere un cubettino di asiago all'interno, che sarà il nostro cuore di formaggio all'interno del nostro muffin salato, e andremo a mettere, ma proprio un velo, proprio poco poco poco, per coprire il formaggio, e ne andiamo a riempire fin quando non finisce il composto. Sì, io l'ho sbattuti perché almeno vanno in basso e non ha... ed è tutto più omogeneo, come potete vedere. Adesso, come ho detto, ve lo sto indicando, andremo a riempire tutti. In questo caso a me mi è venuta una teglietta piena e tre dell'altra. Ciao Ale, qui sotto. Ciao, ecco, tutto bene? Tutto bene, te? Allora, adesso andremo a mettere i nostri muffin dentro al forno preriscaldato a 170 gradi per 25 minuti. Il forno è ventilato. Ah. Ci vediamo dopo allora. Ovvio. Mi raccomando, per l'assaggio. Ciao. Ciao. Allora ragazzi, andiamo all'assaggio prima del muffin salato e dopo del fiore di zucca fritto. Adesso non so bene quale ricetta state vedendo per prima, in caso vi lascio il link qui sopra. Andiamo col muffin. Buono, si è sentito subito l'olina perché l'ho presa subito. Pomodorino salato, profumo d'origano, buonissimo ragazzi. Buono, buono, morbido, morbido, anche buono, buono. Adesso c'è il fiore di zucca che brucia in una maniera neanche fossi Freddy Krueger, madonna, ed è filante, vedete come fuma? Aspettate che... ah, brucia!
fuma tantissimo, si vede il fumo, raga, lo riesco a vedere io, si vede pure voi. Vado ad assaggiare. Buoni, buonissimo. Rifate, se li rifate taggatemi. Che altro dirvi? Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like se è così, iscrivetevi, attivate la campanella che si trova vicinissimo al tasto iscriviti, mi raccomando, così sarete sempre aggiornati sui miei vari nuovi video, le prossime uscite che porterò e tutto. E seguitemi anche nel... no, qua ce l'ho. E seguitemi anche nei vari social che troverete link giù in info box alla fine del video. E come al solito un bacione e al prossimo video. Ciao!